Ma intanto ringrazio il governo non solo per le notizie che anche oggi vengono riportate dai quotidiani anche nazionali, penso al Sole 24 Ore, che si dà riguardo allo stato di avanzamento della trattativa tra privati e Argentina. Ma ancora di più ci interessa l'ultima parte che, della risposta che il governo ci ha dato, anche perché in questo caso credo che Parlamento e governo debbano essere uniti sulla strada da percorrere, cioè il fatto che il governo italiano e il Parlamento italiano, cioè quindi l'Italia, è assolutamente al fianco dell'Argentina, non solo per il valore che l'Argentina rappresenta. È noto a tutti che direttamente o indirettamente abbiamo cittadini oltre 20 milioni che hanno o origine italiana o sono ancora cittadini ovviamente italiani, ma anche per la potenzialità di rapporto che l'Argentina, l'Italia, il rapporto tra Argentina e Italia può avere nello sviluppo. Ci sono alcuni dati che sono stati ricordati che sono drammatici. Negli ultimi 3 anni il prodotto interno lordo dell'Argentina è calato nel 2,5 nel 2018, del 2,2 nel 2019 e quest'anno per l'effetto del Covid abbiamo una perdita prevista del 10%, ma ancora di più il tasso di inflazione è drammatico, oltre il 50% annuo. È evidente che c'è bisogno che la comunità internazionale aiuti nell'ambito dell'autonomia, ovviamente, dell'azione del governo argentino, aiuti questa nazione che è importante, che rappresenta un punto vitale del Sud America a risalire e rialzare la testa. È interesse di tutto l'Occidente, ma in particolare anche dell'Italia ed è la ragione per cui noi avevamo presentato questa interpellanza urgente in commissione perché su questi temi credo che il ruolo anche della commissione esteri, del Parlamento, del gruppi di amicizia che ci sono tra Italia e Argentina possano svolgere una funzione importante. Quindi mi sembra che oggi possa essersi fatto un primo passo avanti. Chiediamo al governo nelle sedi adesso del Fondo Monetario Internazionale dove ovviamente l'Italia ha un ruolo fondamentale e importante che continui a fare la sua parte. È ovvio, e concludo, che anche l'Argentina deve fare la sua parte, perché nulla toglie che ovviamente questo possa e debba accadere nell'autonomia di quello Stato. Devo dire, ha fatto bene anche a far riferimento, che il ruolo, anche per presa visione diretta della nostra ambasciata italiana in Argentina, è un ruolo importante e mi fa piacere che il governo lo abbia sottolineato. Grazie. Grazie.